Nel big match delle zone alte della classifica, nel campionato di seconda divisione Girone B, il Fano alla meglio del Gubbio con un gran gol di Walter Invernizzi e continua la propria scalata al vertice della classifica. Fano senza Bartolini che sconta la seconda giornata di squalifica con davanti Pazzi a far coppia con Invernizzi, a centrocampo recupera Ambrosini. Così come Barattieri tornando alla squalifica, nel Gubbio un 4-3-3 con l'Ariete Marotta, 18 centri, pericolo numero 1, ma anche l'ala Casoli con 7 gol e in gol nella gara di andata a Gubbio, insieme a Gomez, Spauracchi a centrocampo, il paraguayano Rivaldo insieme all'ex Genoa Boysfer e al cantianese Sandriani. La cronaca, decimo minuto, cross da sinistra di Gonzales, la testa di Marotta e para Lombardi, ventesimo, Rivaldo scarica fuori una palla vacante in area di rigore. 26esimo, si fa vivo il Fano, punizione di Ambrosini, ribatte la difesa e Ugubina. 30esimo, ancora Gubbio, angolo da sinistra di Rivaldo, Marotta salta di testa sulla linea, Invernizzi salva la propria porta. 31esimo, ancora Gubbio con Anania che da fuori spara lontano dei pali di Lombardi. Primo tempo con il Gubbio che si fa preferire, ma il Fano non sbracca mai, anzi. Secondo tempo, secondo minuto, subito Baldazzi al posto di uno spento Pazzi, va via proprio l'ex Castellarano da destra, ma non trova la porta. Sesto minuto, c'è il gol partita, una grande azione di Ionni che mette Invernizzi in condizioni di battere a rete, elude la tattica dell'offside e si porta solo davanti alla mano, lo batte con un destro preciso e angolato. 1-0 per l'Alma Juventus e sarà questo poi il gol che deciderà la partita. Reazione Eugubina che non si materializza e allora è ancora Invernizzi al decimo che provava da lontano, ma il pallonetto terminava comunque senza arrecare danno alla manna. 19esimo, il Gubbio con Rivaldo che ha la palla buona al volo, ma un difensore granata ribatte in corner. 27esimo, punizione di Baldazzi da destra, Terenzio in mischia, sfiora il gol. 28esimo, ancora Terenzio bravo ad immolarsi e salvare a colpo sicuro su Briganti, sarebbe stata davvero una facile occasione per il centrale difensivo rosso-blu. 36esimo, Marotta e Gomez si ostacolano in aria e sciupano una buona occasione, la palla poi scivola fuori. 39esimo, il Fano invece ha la palla per chiudere il match con Baldassi che va via sulla destra, il diagonale sembra a colpo sicuro ma la palla termina a lato. Ancora Fano che nei minuti finali non soffre, anzi mette il naso avanti ancora con Baldassi che va via a destra, centra per Carbonari che si mangia il raddoppio da due passi. Altra bella prestazione del Fano dopo il primo tempo di attesa, la squadra di Cornacchini è venuta fuori alla grande con gli innesti giusti al posto giusto, fondamentali nel secondo tempo i cambi di Baldassi, Marchetti e di Carbonari al posto di Pazzi, Ambrosini e Baratteri. Nel Fano la Parma del migliore certamente a Invernizzi, non solo gol ma anche una grandissima gara in trincea. Buone le prove anche di Terenzio e Caccioli in difesa, ma Marotta non si è mai visto. Siamo nella gara di andata dei semifinali playoff, il Fano perde al cospetto di un grande Gubbio al Mancini e pregiudica la finale. A questo punto il Fano dovrà andare a vincere al Barbetti domenica prossima con due reti di scarto. C'è da dire la vittoria non fa una grinza, la formazione di Torrente ha dominato la gara anche se comunque nel primo tempo il Fano le palle gol buone le ha avute. Veniamo subito comunque alla cronaca, Fano secondo il 4-3-1-2 con Marchetti preferito ad Ambrosini a formare un rombo di centrocampo. Nella Gubbio non c'è Farina, non ci sono neanche i Lungo Degenti, Corallo e Allegrini. Nel 4-3-3 Casoli dà una mano al bomber Marotta e al brasiliano Gomez Taleb, saranno poi questi tre le chiavi di volta del Gubbio. Settimo minuto, subito Gomez Taleb che va via dal limite, calcia a lato. Ottavo, si vede il Fano con Pazzi che va vicino al gol dopo una bella azione corale, granata, palla in diagonale a lato di poco. Dodicesimo, il Gubbio con un bel contropiede con il bravissimo Casoli che non inquadra però la porta
di Lombardi, sedicesimo Pazzi, grande la traversa colpita con una bella sforbiciata dopo un errore di Lamanna e Ionni che non riusciva a penetrare nella difesa rossoblu, ma davvero sfortunato l'attaccante di Monterubiano. 26esimo, quando meno te lo aspetti, c'è il gol del Gubbio, va via Casoli dalla destra, è sfortunatissimo Caccioli a mettere nella propria porta per il vantaggio rossoblu. 32esimo, insiste il Gubbio, Rivaldo calcia alto dopo un contropiede, davvero pericoloso il paraguaiano del Gubbio. 37esimo, il Fano ha un'impennata d'orgoglio con Ionni che serve una palla d'oro da a Marchetti che da due passi spara su Lamanna che è bravo a respingere di piede. Finisce qui il primo tempo, nel secondo subito Gubbio con Gomez che va giù in area, calcio di rigore netto per il Gubbio. Sul dischetto si presenta Marotta, il bomber del torneo con 20 centi, tiro è angolato ma Pippo Lombardi si supera e tiene ancora viva la fiammella. 11esimo, punizione di Rivaldo, Marotta angola troppo la conclusione, palla alta, fanno pare non averne più ed è ancora il Gubbio vicino al gol con Marotta che va via ma da buona posizione spara lontano dei pali di Lombardi. 29esimo, si fa sentire anche il grande caldo, il Fano complice qualche errore, lascia a Casoli la palla del 2-0, Casoli si invola e uccella sotto misura Pippo Lombardi per il 2-0 e chiusura dei giochi almeno nelle intenzioni, perché al 31esimo Trudeau riapre la partita servendo Ambrosini, tappin vincente dell'ex Bellaria e Montecchio e gara ancora viva 1-2. 43esimo, ci sarebbe pure il tempo per il pareggio Granata, va via Ionni dalla destra, sbuca dalle retrovie Marinucci Palermo, il colpo di testa è con il contagiri ma è grande la manna a salvare in corner. Finisce qui il primo round. Il duello infinito tra Fano e Gubbio al Mancini nella 14esima giornata del girone B di Lega Pro. 4-3-1-2 per Magi con i rientri di Zanchi e Rinaldi in difesa e Musto in attacco. 3-5-2 per Cusatis con Masini Gucci, tandem offensivo. Passa poco più di un minuto, Casiraghi ruba palla e calcia dalla distanza, Menegatti para terra. Al quinto taglio verticale di Gabbianelli per Masini che corre tu per tu con Narciso ma l'assistente arbitrale ferma tutto per fuorigioco, assai contestato dalla sponda granata. Al 25esimo incursione di Valagussa che penetra in area e crossa basso dal centro destra. Musto non riesce ad impattare la sfera e Zicrossi chiude facilitando la presa di Menegatti. Al 31esimo gran lancio tutto campo di Croce per la corsa di Ferretti che partendo da destra rientra sul sinistro eludendo la marcatura di Ferrani ma la sua conclusione è debole e facile per Menegatti. Al 34esimo angolo di Gabbianelli, Zullo prende il tempo alla retroguardia cubina ma la sua torsione è fuori misura. Un minuto dopo Taino scende sulla sinistra e calcio in porta, conclusione a lato alla destra di Narciso. Al 39esimo Valagussa pesca al limite Ferretti che semina il panico in area e calcia di destro, deviazione di Zullo che sfiora l'autogol con la palla che termina sull'esterno della rete. Dal corner susseguente battuto da Casiraghi stacca di testa Burzigotti, sfera sopra la trasversale. Al 41esimo 1-2 tra Masini e Gucci, cross basso di quest'ultimo attentamente letto da Narciso che esce ed allontana con una scivolata da libero vecchio stampo. 44esimo minuto lancio di prima di Valagussa sulla propria verticale per Ferretti che con una sterzata sul mancino manda al bar Ferrani e con un filtrante d'alta scuola premia l'inserimento di Casiraghi che di prima intenzione calcia di potenza sotto la traversa per l'1-0 della compagine cubina. Terza rete stagionale, la prima sua azione per il trequartista ex Ancona. Si passa così alla ripresa ed il Fano è subito aggressivo. Dopo due minuti Taino calibra un cross dalla sinistra per l'inconnata di Gualdi che carambola sulla schiena di Rinaldi perdendosi sul fondo. Al 56esimo altro cross di Taino, torre aerea arretrata di Masini per Gualdi che controlla di sinistro, calcia di destro e complice una deviazione colpisce la parte alta della traversa. Al 58esimo corner di Gabbianelli, altra torre di Zullo per Zicrossi che incorna sul palo lontano ma senza la dovuta precisione. Al 61esimo altro cross dalla sinistra di Taino per Gucci che colpisce di testa sovrastando Zanchi ma Narciso non si fa sorprendere, protesta del numero 9 Granata per un presunto tocco con la mano di Zanchi. Magi inserisce Romano per Musto passando al 4-4-1-1 e proprio da un cambio gioco del nuovo entrato al 64esimo Casiraghi fa da sponda per Ferretti che calcia di sinistra botta sicura ma Menegatti con un riflesso di piede chiude la saracinesca. Al 68esimo ripartenza di Casiraghi per Valagussa che avanza sino al limite calcio in porta, respinta corta di Menegatti ma irrompe Casiraghi che segna il comodo tapin. L'assistente annulla però per una più che
che interlocutore a posizione di fuorigioco del numero 28, che al momento della conclusione di Valagussa sembra essere tenuto in gioco da Zullo. Cusatis inserisce l'estroso Borrelli, che appena entrato salta secco Zanchi sulla destra e calibra un pallone liftato per la testa di Gucci, che però schiaccia troppo la sfera e Narciso para senza problemi. Al 73esimo, sempre Ferretti penetra in area, ubriaca con una finta Zullo e calcia di punta come nel futsal. Menegatti, sempre di piede, dice ancora di no. Dentro anche Ferri Marini per Casiraghi, ma al minuto 87 Narciso rinvia lungo proprio per la testa di Ferri Marini. La palla sfila senza tocco alcuno dalle parti di Ferretti, che a 40 metri dalla porta estrae dal cilindro una pennellata mancina con una parabola infinita che accarezza la traversa prima di gonfiare la rete, nonostante il colpo di reni disperato provato da Menegatti. 2-0 che mette in ghiaccio la partita e quinta. Crocevia salvezza al Mancini, Trafane Gubbio per il recupero del 28esimo turno del girone B di Serie C. Le squadre, divise da un solo punto in graduatoria, schierate ambedue con il 3-5-2 dai tecnici Brevi e Sandreani. Sesto minuto, cross profondo di Pedrelli dalla tre quarti sinistra, spizzata di Iallo che libera sul versante destro dell'area Calombo, stop e conclusione potente che fulmina Thiam sotto la traversa per l'immediato vantaggio gubino. Quinta rete in campionato per Calombo, autore anche all'andata del gol che decise il match al Barbetti. Al 15esimo il Fano prova timidamente a reagire, cross di Germinale dalla destra, girata debole di Fioretti bloccata da Volpe senza patemi. Al 16esimo punizione di Lazzari, Sosa salta di testa indirizzando però alle stelle. Non succede più nulla sino all'intervallo e nella ripresa nel Fano, subito dentro Rolfine Danza per Fioretti e Lazzari e dopo un minuto proprio da una punizione di Danza, Volpe esce per bloccare la sfera che però gli sfugge dalle mani ed Ierne lesto a spazzare l'area. Un minuto dopo Valagussa serve in verticale Marchi che scappa via alle spalle della difesa avversaria, corre sulla destra e mette in mezzo con Thiam che legge la situazione e chiude in presa bassa. Al 58esimo Rolfini cade a terra dopo un contatto con Dierna, per l'arbitro Dionisi Di L'Aquila e simulazione da ammonizione per l'attaccante Granata. Al 61esimo ci prova Malaccari con una punizione a girare da posizione defilata, ma la mira è imprecisa. Al 63esimo cross di Pellegrini, torsionera di Germinale che risulta essere una telefonata per Volpe. Al 71esimo Pedrelli prova a sorprendere Thiam direttamente da corner, il colpo di reni del portiere senegalese alza la sfera sopra la trasversale. Al 76esimo cross di Troianiello dalla destra, spondera di Germinale per Schiavini che calcia fuori misura dalla buona posizione. Due minuti dopo cross di Varano dalla sinistra, la palla sfila in aria al subentrato Melandri che controlla e calcia in porta, Volpe attento e respinge con i piedi. Al minuto 81 altra punizione di Danza, la palla carambola su Melandri che calcia al volo in piena area, Ricci si oppone con un fianco e l'azione sfuma tra le proteste fanesi che chiedevano un fallo di mano del centrocampista rosso-blu. All'87esimo il Gubbio torna a farsi vivo in contropiede, Ciccone subentra Tagliallo, riceve da Marchi in area e calcia con il piede debole, il destro, Thiam respinge in tuffo. 91esimo minuto, punizione profonda per lo stacco di Germinale, sponda di prima di Melandri che mette Rolfini a tu per tu con Volpe. Il portiere rosso-blu prima ipnotizza il numero 21 Granata a due passi dalla porta e poi con un'autentica prodezza nega il tap-in vincente a Varano, chiudendo la sala cinesca sul proprio palo. Una doppia parata che regala 3 punti d'oro al Gubbio. Termina con un pareggio la sfida tra Fano e Gubbio, pari che permette di muovere la classifica ad entrambe, ma che serve più agli umbri, i quali mantengono a distanza la zona calda. Al quarto è subito il Fano a reclamare un rigore con Scardina, che cade a terra in aria, ma l'arbitro gli estrae il cartellino giallo per simulazione. Al 25esimo si vedono gli ospiti con De Silvestro, che prova il tiro a giro, ma la sfera finisce un metro al lato. Al 29esimo il risultato si sblocca, lancio di Casiraghi verso Chinellato che arriva a tu per tu con Voltolini, il portiere è bravo ad anticiparlo ma sulla palla respinta si avventa De Silvestro che dai 30 metri si inventa un pallonetto perfetto che finisce in fondo al sacco. Il vantaggio dura lo spazio di 4 minuti, quando Oliviero pennella un cross dalla fascia mancina, Scardina fa sponda di testa verso il limite dell'area dove sopraggiunge Vitturini che al volo di destro insacca a fil di palo, freddando Marcheggiani. Al 41esimo si vede Ferrante che riceve da Celli e a due passi dalla porta si fa respingere il tiro da un intervento miracoloso di Marcheggiani. Nella ripresa le azioni latitano e si arriva al 25esimo, quando su corner di Lazzari Scardina calcia la posizione favorevole, ma la palla termina al lato. Al 32esimo ancora Fano con a quadro che serve al limite Oliviero, il quale fa partire un tiro velenoso che rimbalza di fronte a Marcheggiani, costringendolo alla parata in due tempi. Al 36esimo ci prova Scardina dal limite, ma il pallone sfila sul fondo a fil di palo. Trascorrono 60 secondi, lo stesso Scardina guadagna gli spogliatoi anzitempo per il secondo giallo dopo una sbracciata sotto Fanari. Troppo poco il tempo per il Gubbio per approfittare della superiorità numerica.
con la gara che si chiude sull'1-1. Dopo 3 risultati utili consecutivi, il Fano riassapora il gusto amaro della sconfitta. Al Mancini i Granata cadono per 2-0 contro il Gubbio e restano penultimi in classifica. Il Gubbio preve subito sull'acceleratore con al settimo la conclusione di Gomez respinta da Viscovo. Risponde l'Alma un minuto più tardi con Barbuti di sinistro a giro, ma la palla termina di un soffio al lato. Al decimo di nuovo occasione fanese. Sugli sviluppi di un corner, respinta di Ravaia, testa di Barbuti per Di Sabatino che a botta sicura vede negarsi il tiro sulla linea. Un piccolo brivido scorre lungo la schiena dei padroni di casa al 13°, retropassaggio errato di Amadio che ingolosisce Tavernelli, palla fuori di niente. L'istante successivo, sul rovesciamento di fronte, assist filtrante riparlati per Said che si presenta tu per tu con Ravaia, ma di sinistro la mette fuori clamorosamente. Al 24°, Baldini prova a bissare il gol contro la Samb con una bella conclusione dalla distanza, ma Ravaia scalda i guantoni. Al 44°, però, il Gubbio passa, ma Laccari su punizione batte Viscovo e fa esplodere i tifosi umbri. Nella ripresa al 7° gli ospiti raddoppiano con la girata di Gomez che non lascia scampo al portiere. Al 32°, occasionissima per l'Alma, filtrante di Marino per Rolfini che a tu per tu con Ravaia va alla conclusione, ma l'estremo difensore rossoblu la devia in angolo. Al 43° è il neo entrato Ricciardi ad avere l'opportunità di accorciare le distanze con un tiro a rientrare che si scaglia sul montante. Il Fano ora dovrà riscattarsi subito e nel prossimo turno la squadra di Alessandrini se la vedrà contro la Reggiana.